pilastri della catena del valore, i licenziatari attuali, vengano segnati. Bene, bene. Siamo felici in questa scelta di aver trovato due partner come LVMH e Prada per condividere con loro il nostro futuro cammino. La nostra storia, la nostra identità sono un patrimonio importante a cui teniamo moltissimo, un patrimonio che ha dato il successo a Fendi nel cammino del prossimo millennio. Così siamo. Nous avons de grands espoirs sur le développement de cette coopération, à la fois pour le développement de la marque Fendi, qui est une marque tout à fait exceptionnelle, qui est une marque, je tiens à le souligner, que nous voulons, Patrizio Bertelli et moi, garder familiale, hein, parce que je crois que dans ces marques, il est très important que le côté familial subsiste, que, contrairement à ce qu'on peut dire, même les groupes les plus importants dans nos activités de luxe ne peuvent réussir que s'ils restent complètement imprégnés par la tradition, par l'âme et par l'esprit des marques. Et c'est exactement ce que nous voulons faire avec la famille Fendi. Quindi direi questo è l'assetto societario definitivo, in cui il 49% è nella famiglia Fendi e il 51% nella società che è stata costituita congiuntamente tra la Prada e la Vuitton, una società che è paritetica a tutti gli effetti. È una società, infatti, per dimostrare che noi siamo in sintonia su tutti i principi, è al 50%, non c'è un atteggiamento di prevaricazione né da parte di Prada né da parte di Vuitton.